La piantumazione di compensazione prevista era già stata prevista prima di questo taglio. Infatti abbiamo partecipato a un bando regionale, usciranno le graduatorie fra poco, in cui oltre alla piantumazione delle piante in tante parti di Collecchio, purtroppo nell'articolo della Gazzetta non sono state messe tutte perché hanno tagliato metà di quello che avevamo pensato di scrivere, che poi trovate magari sul sito, e quindi era stato deciso già tempo fa quando abbiamo partecipato al bando, e nel bando è prevista per esempio tutta la parte di innaffiamento, perché purtroppo succede, è successo in tante città, vengono messe a dimora delle piante e poi seccano perché non vengono innaffiate adeguatamente. Ora, le piante non sono piccolissime, sono già abbastanza alte, ma vanno messe a dimora e innaffiate. Nel bando è previsto questo, cioè la messa a dimora ma anche l'innaffiamento, infatti è un bando abbastanza consistente. E le piante sono tante, quelle che verranno messe a partire, non so, dalla rotondona, la zona di scarica, al Parco Nevicati, ad altri luoghi, ma tante. E quindi la compensazione ci sarà, c'è, ci sarà, non c'è. Ci sarà quando in autunno metteremo a dimora le piante, sicuramente. Sul tema del taglio delle piante, diciamo che c'è stato uno sfasamento nella comunicazione, probabilmente da parte nostra, voglio dire, il fatto che magari se fosse uscito prima tutto il discorso e poi il taglio magari sarebbe stato vissuto anche in un altro modo. Però è andata così e adesso si tratta di spiegare, poi dopo anche Giancarlo adesso vi spiegherà meglio, di spiegare come sono andate le cose e il perché. Noi abbiamo la relazione dell'agronomo, abbiamo la relazione del parco e le motivazioni ci sono, quindi non è stata fatta una scelta così tanto per far qualcosa, per liberare il campo per la ciclabile, ci sono state delle motivazioni. È chiaro che i social, il tantam, eccetera, delle persone ingrandisce sicuramente, e ieri siamo usciti poi col comunicato nostro per spiegare questa cosa, perché le persone si rendessero conto del perché è successo questo. Quindi io credo che, adesso poi parlerà anche Giancarlo, le motivazioni che ci sono, che hanno portato a questo, siano sufficienti non a dire era giusto tagliarle perché così, perché tagliare le piante fa sempre male a tutti, però c'era un motivo, a capire che il motivo c'è e che comunque il Comune aveva già previsto di piantumare molte altre piante.